semmai venuti a capo di questa vicenda, perché di un continuo rimpallo tra leggi che fanno i governi e sentenze che di volta in volta le fanno cadere. Cioè c'è un punto, quindi noi abbiamo atteso di avere una chiarezza, perché è chiaro che quando ci si trova di fronte a una legge che dice rinnovi 12 anni eccetera, e che appare dubbia ma ancora non c'è una sentenza chiara, uno da una parte deve applicare la legge, dall'altra deve sapere che poi quella legge può essere chiesta la disapplicazione da una sentenza. Adesso noi abbiamo un punto di chiarezza, cioè abbiamo una sentenza inequivoca del Consiglio di Stato, che è stata anche confermata dopo una vicenda ulteriore, tecnica, ora non entriamo, quindi diciamo, abbiamo esaurito i gradi di giudizio. Adesso noi sappiamo con certezza che vanno realizzate le procedure di gara. Peraltro siamo perfettamente convinti che non è vero che queste procedure di gara in qualche modo determinerebbero la situazione in cui l'esperienza, gli investimenti realizzati non venissero valutati e valorizzati. Noi siamo fiduciosi che una procedura di gara è perfettamente in grado di garantire la doverosa apertura del mercato, perché siccome non è previsto per le concessioni l'acquisto, ma la concessione, se la concessione diventa una proprietà privata, non è più la concessione, quindi per definizione la concessione non può essere eterna, se no ha un'altra, non si chiama più concessione. Di garantire quindi l'apertura, non si può continuare a rinviare, l'apertura a un certo punto ci deve essere, ma è anche vero che chi ha fatto gli investimenti, che ha un'esperienza articolare, non può essere di colpo, tu non hai più nessun titolo, si è un po' agitato questo timore, anche esagerato, della inconciliabilità tra questi due principi. Invece secondo noi sono perfettamente conciliabili. Quello che non è conciliabile è approfittare di questa confusione per occupare a vita demanio pubblico e non pagare, e magari edificare cose abusive. Questo non si può fare, questo sicuramente i bandi consideranno di impedire questo, ma invece valorizzare l'esperienza, gli investimenti di imprenditori sani che vogliono investire bene e meno male che lo fanno sul mare perché sia bello e accogliente, e avere i bandi, queste due cose si possono conciliare. Quello che non si può conciliare è invece la morosità, gli abusi edilizi, quindi il quadro giuridico è chiaro, ormai è acquisito diamo una mano anche dal punto di vista nazionale, come la capitale a volte deve fare, indichiamo una via e mostriamo anche una modalità che può consentire di uscire da questa impasse e questo rimpallo tra norme, sentenze, che ha provocato fino adesso una situazione abbastanza, che comunque a Roma era ormai insostenibile.